benvenuti nel canale. Eccoci qui ancora una volta con le belle scoperte del mese. Video collaborazione con le Cindy Girls. Il loro link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, andate a vedere anche le loro scoperte. Un like se vi piace il video, iscrivetevi al canale, sigla e piace il video. Ciao, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di profumi. Profumi per la casa. Voglio mostrarvi quelli che io uso e come li uso. I profumi io li uso in questo contenitore dove spara fuori il fumo e cambia di colore. Vi assicuro che mi dura tutta la giornata e la mia casa profuma sempre di pulito. Volete sapere quali sono? Ora vi dimostro, seguite il video. Quando vado per mercatini mi piace guardare i profumi per ambienti. Ne prendo abbastanza, però quelli che voglio farvi vedere oggi sono solo una parte. Cominciamo con questi, magari se vi piace ve ne farò vedere altri. Nei mercatini si trovano profumi anche a poco e ho provato a prenderli, ho detto non sanno di niente, ma non è vero, invece sono profumati. Questi che vi faccio vedere li ho presi a Genova ancora l'anno scorso, quando si poteva andare ancora al mare, che si poteva uscire dalla regione, li ho presi lì e li ho già consumati anche parecchio, insomma a metà. Sono questi, sono delle fragranze aromatiche e sono essenze per ambiente. Quindi ne ho preso uno al limone, uno alla lavanda e l'altro cos'è? Ah, e l'altro è il bergamotto. Cosa faccio? Io di solito ne metto due gocce di uno, due gocce dell'altro, cioè li assemblo un pochino e il profumo che lascia mi piace veramente molto. Poi un altro profumo che uso, ad esempio io ne uso uno particolarmente forte che può essere questo della Pararom allo Zen, arancia e cedro, armonia di rilassamento, è molto forte, quindi con un profumo forte così tante volte ne metto uno un po' più leggero, li abbino. Questo minimo sono 2 anni che ce l'ho. Quindi ne bastano davvero poche gocce per lasciare l'ambiente profumato. Ma quando voglio respirare proprio bene bene bene, aggiungo qualche goccia di questo. Questo è della Swiss Form Plus, sono 33 oli essenziali, sono naturali, probabilmente lo conoscete già. Lo metto anche in un fazzolettino, a volte se sono raffreddato lo annuso. Apre i polmoni. Prima di questo, che l'ho finito, avevo anche l'olio 31. L'olio 31, anche quello era favoloso. A volte usavo solo l'olio 31, qualche goccia, e mi lasciava la casa bella profumata, ma specialmente respiravi aria fresca, sembrava di essere in montagna. Quindi io ho voluto solo farvi vedere queste piccole mie cose, farvi partecipi a come io profumo la mia casa. Poi ci sono tanti modi, ci sono i purpurì, tante altre cose, ma io preferisco questo. Quindi mi prendo il mio bel contenitore, ci metto le gocce, l'acqua e le gocce, e la mia casa è sempre bella profumata. Con questo, ragazzi, ho finito. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al mio canale e spero che vogliate seguirmi sempre. Un bacio, un abbraccio dalla vostra Laura. Ciao!